Eccoci, buonasera. Un episodio su tutti in questa 14ª giornata di guerra. Come ben sapete, se avete seguito il nostro speciale, è il bombardamento dell'ospedale di maternità e pediatrico di Mariupol. Era proprio una delle zone in cui ci sarebbe dovuta essere la tregua per favorire il corridoio umanitario, per permettere alla popolazione di raggiungere luoghi più sicuri. Invece questo bombardamento, al di là di ogni possibile dubbio compiuto dai russi, immagini drammatiche, immagini di devastazione e soprattutto un bilancio che sembra pesante, e però anche il valore simbolico di un attacco che non risparmia nessun obiettivo, neanche quello che dovrebbe essere per definizione intoccabile. Un crimine di guerra è quello che viene detto da più parti, è l'episodio che può segnare una svolta nella guerra per la riprovazione generale. Difficile dirlo e per la verità anche difficile pensarlo, perché nelle guerre ci sono anche questi che vengono considerati danni collaterali. Ma certo, in questo momento la riprovazione generale è stata espressa da tutte le cancellerie, dal Vaticano fino all'Unione Europea, ai grandi paesi, a tutti i responsabili delle diplomazie stesse. Tutto in una giornata di guerra, appunto l'ultima della seconda settimana, che è vissuta anche ovviamente in altri elementi. Per quanto riguarda la Russia, la missione, che in realtà vengono utilizzati anche soldati di leva nell'operazione militare, al contrario di quello che aveva assicurato proprio l'altro ieri lo stesso Putin. E poi ci sono tanti altri aspetti, tra cui uno, visto che il tempo fugge e subito adesso andremo dopo i 30 secondi fatidici all'inizio del telegiornale, e che in realtà i mercati internazionali cominciano a pensare che si possa superare tutto, perché le borse guadagnano tanto in questa giornata e i prezzi di quelle materie energetiche soprattutto, che si erano, come si sa, fatti inaccessibili perché erano cresciuti tantissimo, sono repentinamente scesi in queste 24 ore. C'è tanto altro da raccontare, lo capiremo appunto già tra 30 secondi dai titoli. Il 14º giorno di guerra in Ucraina è segnato dal raid russo su Mariupol. I bombardamenti distruggono un ospedale pediatrico, decine di donne e bambini sotto le macerie, denunciano le autorità, aperti fino alle 21 locali i corridoi umanitari per evacuare i civili. Il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere la no-fly zone, la zona di non sorvolo, su tutto il territorio ucraino. Il bombardamento di Mariupol avrà riflessi sull'azione diplomatica. Oggi colloquio tra Putin e Scholz, che prepara il vertice di Antalya. Domani Turchia, tra i ministri degli esteri Lavrov e Kuleba, promosso dal presidente Erdogan. Il Cremlino chiede che le repubbliche di Donetsk e Luhansk siano riconosciute come stati sovrani indipendenti. Intanto la Cina accusa la NATO e gli Stati Uniti di aver spinto la Russia al conflitto. Ore di apprensione per Chernobyl. L'impianto è senza corrente, ma secondo l'Agenzia Internazionale dell'energia atomica non ci sono rischi per la sicurezza. L'Unione Europea è pronta a inasprire le sanzioni, ma la spinta sui prezzi esercitata dal conflitto frenerà la crescita, che secondo le stime sarà inferiore al 4%. In forte recupero però le borse. Milano sfiora il 7% di guadagno. E Draghi alla Camera fa il punto sui profughi arrivati in Italia, 24.000, e annuncia nuovi interventi a tutela del potere di acquisto di famiglie e imprese per ridurre gli effetti della crisi energetica. Buonasera, un altro telegiornale di guerra, per forza. Un telegiornale che racconta il 14º giorno di conflitto, la fine della seconda settimana di combattimenti e anche purtroppo, come vedremo, di atrocità. Ci sono molte cose di cui parleremo, ci sono molte immagini che vedremo. Vedremo anche tra poco il reportage da Mariupol per vedere cosa davvero è successo,
nel bombardamento che ha molto gravemente lesionato un ospedale nei suoi reparti di maternità e pediatria. Quello che non dovrebbe essere evidentemente un obiettivo consentito in nessuna guerra, in nessuno stato, di nessun conflitto. E invece è quello che è successo ed è quello che ha messo improvvisamente ancora di più sul banco degli imputati l'aggressore, l'invasore, la Russia, Putin. Che cosa è successo? Verrà raccontato forse alla fine della guerra. Quello che è sicuro è che è stato scioccante vedere questo dove? A Mariupol, una delle sei città che avrebbero dovuto garantire una tregua, in cui sarebbe stata garantita una tregua, così si è detto proprio ieri sera, ve l'abbiamo detto nel telegiornale, da parte del Ministero della Difesa russo, un giorno di tregua per permettere il corridoio umanitario che consentisse alla popolazione civile di mettersi al riparo, di uscire da città che sono evidentemente epicentri delle attività belliche. Eppure c'è stato il bombardamento che non ci doveva essere e vedremo come è andata. Siamo in grado di... che cosa abbiamo? Siamo in grado di mostrarvi, prima di vedere Mariupol che si sta perfezionando, il servizio del nostro inviato Luca Steinman, siamo in grado di vedere un'altra corrispondenza che ancora ci parla anche di bambini, perché l'altro corridoio da Kiev o verso Kiev, dalle zone in cui ci sono i russi, viene raccontato dalla nostra inviata Francesca Mannocchi. Kiev stamattina si è svegliata con un'altra promessa di cessate il fuoco. Dalle 9 alle 11 agli abitanti di Bucha, Vorzel, Gostomel erano garantiti passaggi sicuri dalle stazioni del treno e via terra, con una condizione: solo le donne e i bambini potevano lasciare le zone abitate lungo la linea di contatto, la linea del fronte dove si combattono l'esercito ucraino e quello russo. Questa è la strada per arrivare a Bilorodka. Dalle auto sventolano drappi bianchi, segno che ci siano civili all'interno. Scappano dalle zone a nord-ovest della capitale controllate dai soldati russi. Abbiamo seguito un convoglio umanitario, decine di mezzi della Croce Rossa diretti a Vorzel per evacuare bambini, donne, feriti, disabili. Percorrendo strade secondarie a venirci incontro una massa ininterrotta di mezzi in fuga. Una manciata di chilometri prima di raggiungere Vorzel, il convoglio si ferma, bloccato dai soldati russi. In questi brevi frammenti, rubati prima di essere perquisiti, il funzionario della Croce Rossa ucraina tratta il nostro passaggio con un soldato russo. Siamo fermi il tempo necessario di controllare documenti, identità e tutti i veicoli. Poi ci lasciano passare tra i loro carri armati e i loro checkpoint. In tutti i paesi che attraversiamo da più di una settimana manca acqua, elettricità e non sono più attive le linee telefoniche. Ci lasciano passare diretti a Vorzel per evacuare i bambini di un orfanotrofio. Queste immagini mostrano la scena che abbiamo trovato di fronte a noi. Donne nascoste dietro un muro con le carrozzine in attesa delle ambulanze per consegnare i bambini, bambini anche feriti con le flebo ancora addosso, anziane che li tengono in braccio piangendo. Usano i megafoni i volontari della Croce Rossa per avvertire il paese isolato che è possibile scappare. Dai rifugi escono bambini, uomini feriti, anziani. Bisogna fare in fretta, si sentono i colpi di artiglieria in lontananza. Quando i mezzi sono ormai pieni di donne, feriti e bambini, il convoglio torna indietro, attraversando di nuovo chilometri di code e di drappi bianchi. Di rientro a Kiev arriva la notizia che 50 autobus sono stati bloccati dai militari russi a Stoyanka. Al convoglio non è stato permesso di arrivare in salvo a Kiev. È sulla pelle dei fragili che si sta consumando la partita più tragica di questa guerra. E si diceva Mariupol, che cosa è successo? Che improvvisamente una serie di ordigni ha colpito, e vediamo subito come, in attesa poi di vedere il servizio da là, dal Donbass, di Luca Steinman, colpendo in questo modo
i due padiglioni, che sono quello del reparto maternità e del reparto pediatria dell'ospedale di Mariupol. Queste immagini ci danno il senso della devastazione che è stata compiuta nella città, che doveva essere una delle città risparmiate oggi dai combattimenti. Ma in ogni caso, in qualsiasi città, in qualsiasi guerra, in qualsiasi combattimento, vengono risparmiati gli ospedali e i luoghi evidentemente in cui le persone si salvano, non si uccidono. E soprattutto, è ovvio, è inutile anche aggiungerlo, questo riguarda i bambini. Vi abbiamo mostrato queste immagini, poi vedremo evidentemente il servizio che arriva da là, perché questo ci permette di proseguire nel racconto e vedere subito come questo abbia impattato sulla diplomazia. La strage di donne e bambini all'ospedale pediatrico di Mariupol, il Sukhoi russo che si schianta su un palazzo residenziale a Kiev, i nuovi violenti bombardamenti su Kharkiv sconvolgono il mondo e allontanano le speranze di una tregua. Un attacco diretto delle truppe russe all'ospedale di maternità. Persone e bambini sono sotto le macerie. Che atrocità! Per quanto ancora il mondo sarà complice ignorando il terrore. Chiudete i cieli adesso, fermate le uccisioni. Avete il potere di farlo, ma sembra che stiate perdendo l'umanità, dice Zelensky, continuando a chiedere quella no-fly zone che l'Occidente non vuole e non può concedere. Il perché lo spiega il segretario generale della NATO. La no-fly zone comporta un attacco massiccio della NATO al sistema di difesa aerea russo in Ucraina, Bielorussia e Russia e porterebbe, dice Stoltenberg, ad una escalation significativa della guerra in Ucraina e anche al rischio di una guerra pieno titolo in Europa, NATO contro Russia, portando molta più sofferenza umana, vittime civili, distruzione. Sarebbe estremamente pericoloso. Fa eco il segretario di Stato americano Blinken. La proposta di Varsavia di mandare i suoi jet all'Ucraina è molto complessa. Tutto questo mentre da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, riproponeva la narrazione secondo cui la Russia non mira ad occupare l'Ucraina, distruggere la sua sovranità nazionale o rovesciare l'attuale governo, che, dice, sta facendo uso con certezza di munizioni al fosforo e utilizzando la popolazione civile come scudo umano. La Russia, in ogni caso, sottolinea Zakharova, si sta preparando per l'incontro di domani in Turchia ad Antalya tra il ministro degli esteri russo Lavrov e quello ucraino Kuleba, promosso dal presidente turco Erdogan. Il primo tra esponenti di alto livello dei due fronti e il più vicino possibile a un faccia a faccia Putin-Zelensky. Un tentativo negoziale anticipato dalla telefonata odierna tra lo stesso Putin e il cancelliere tedesco Scholz, che ha insistito sulla necessità di aprire corridoi umanitari per mettere in salvo i civili. Una terza giornata negoziale, quella di domani, sporcata dagli avvenimenti di oggi e che difficilmente imprimerà il tanto sperato cessate il fuoco, mentre in Francia, a Versailles, sempre domani, un vertice europeo si appresta a definire l'inasprimento delle sanzioni contro la Russia. E la mediazione israeliana continua, anche se, secondo i media locali, nella sua spola diplomatica con Putin e Zelensky e a seguire con gli altri leader, il premier israeliano Bennett non ha avanzato una proposta di cessate il fuoco, ma bensì trasmesso messaggi da un leader all'altro, contribuendo a chiarire la posizione di Putin a Zelensky e all'Occidente. A questo punto Israele vede, sempre secondo le stesse fonti, Zelensky davanti ad un bivio cruciale. Scegliere o la difficile tregua offerta dalla Russia, che consiste nella fine dei combattimenti, nel riconoscimento della Crimea come russa e dell'indipendenza delle aree separatiste di Donetsk e Lugansk, e infine nella scelta di neutralità rispetto alla NATO, oppure, e questa è l'altra possibilità, rischiare una nuova, ancora più distruttiva fase della guerra in corso. Già, la guerra in corso, ma qual è l'altro punto prospettico, quello del Cremlino? E a che punto è la partita diplomatica, militare di Vladimir Putin? Mentre l'esercito di Putin non sembra riuscire a sferrare l'offensiva decisiva, gli analisti occidentali si domandano se le esercitazioni militari annunciate dalla difesa russa in Transnistria, stato indipendente de facto, non riconosciuto dai paesi membri dell'ONU, ma dove Mosca vanta da tempo un contingente di circa 1.500 uomini, siano un campanello d'allarme per un possibile attacco ad Odessa da ovest. Nonostante le prove di forza, ci si interroga se sia proprio questo il motivo dell'escalation di violenza
violenza di queste ore. Mosca sta incontrando difficoltà logistiche e una resistenza da parte ucraina che non si aspettava, rallentando peraltro la sua presa di Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca ha ammesso oggi che anche soldati di leva sono stati coinvolti nell'operazione speciale in Ucraina. Purtroppo sono stati scoperti alcuni fatti relativi alla presenza di conscritti in unità delle forze armate russe in territorio ucraino, ha dichiarato il portavoce del ministero Igor Konashenkov. Fonti locali parlano addirittura della nascita di comitati auto-organizzati che aiutano le madri russe a rintracciare i figli chiamati per la leva o per un'esercitazione e spediti a loro insaputa sul campo di battaglia ucraino. Molti di loro sarebbero impreparati o comunque ignari della missione. Solo due giorni fa era stato lo stesso Putin a garantire che solo i soldati professionisti stavano partecipando alle operazioni militari, non i riservisti, i sostituti o i militari di leva. Alcuni analisti si interrogano sul morale e la reale preparazione dei soldati. Alcuni sostengono che sia sempre più chiaro che Putin abbia avvertito solo gli alti ufficiali dell'invasione, mentre i soldati semplici fossero del tutto all'oscuro della missione in terra confinante. Intanto, mentre continuano e si intensificano le sanzioni contro Mosca, è la popolazione, come sempre, a subirne le conseguenze più drammatiche. Isolata dal mondo, la Russia ha visto un vero e proprio esodo di massa, dall'energia ai trasporti, dall'auto ai servizi. IKEA, Volkswagen, Toyota, Apple, British Petroleum, Shell, Volvo e Netflix hanno interrotto le loro attività non solo per denunciare un atto di guerra intollerabile, ma anche per le incertezze che la situazione porta sul mercato russo. L'ultima multinazionale ad andarsene oggi è Amazon. Ieri era stato McDonald's ad annunciare la chiusura dei suoi negozi e questa foto è simbolica. La fila davanti al fast food per l'ultimo panino, fila che evoca quella di 30 anni fa. Allora era il 1990, la fila si faceva per entrare nel primo ristorante appena aperto. Uno squarcio su cosa fosse la vita al di là della cortina di ferro crollata da poco. McDonald's ha annunciato peraltro che continuerà a pagare i suoi 62.000 dipendenti russi. Questa è una situazione impantanata, terribile, di questa guerra giunta, lo dicevo, alla fine della sua seconda settimana, che porta con sé anche la tragedia dei profughi. Oltre 2.300.000 hanno lasciato verso la Polonia il territorio ucraino e le prime decine di migliaia sono arrivate anche in Italia, come si è saputo oggi alla Camera dalla voce stessa del Presidente del Consiglio. Una crisi umanitaria senza precedenti dal dopoguerra, la crisi energetica, il caro bollette, fino al più prosaico argomento della riforma del catasto avversata dal centrodestra. Per oltre un'ora Mario Draghi risponde alla Camera alle interrogazioni dei gruppi. In Italia sono già arrivati 24.000 profughi ucraini, al 90% donne e bambini. Roma, con regioni, comuni, associazioni al lavoro, è in prima fila per l'accoglienza. Tutti saranno ospitati, potranno lavorare e andare a scuola. Tamponi, vaccini e mascherine serviranno ad affrontare anche l'emergenza Covid. Sono certo che l'Italia farà la sua parte fino in fondo. Come sempre, nel dramma, nell'emergenza, nel terrore, ci scopriamo migliori di come pensiamo di essere. Sulla crisi energetica ne chiedono conto 6 interrogazioni su 8. Draghi assicura che il governo è al lavoro per ridurre la dipendenza dal gas russo in tempi rapidi. Ma quello che è veramente straordinario è che è aumentata fortemente anche dopo l'invasione della Crimea. Quindi questo dimostra non solo ovviamente una sottovalutazione del problema energetico, ma anche una sottovalutazione di politica estera, di politica internazionale. Ora dunque non è facile né immediato risolvere il problema. Si lavora a diversificare le forniture, incentivare la ricerca, aumentare le rinnovabili, che vuol dire anche superare l'ostacolo della burocrazia e delle resistenze. È cambiato il contesto, certe norme vanno sospese in un'economia che Draghi non esita a chiamare di guerra. Per aiutare famiglie e imprese sono stanziati 16 miliardi, l'IVA sulle utenze del gas è ridotta al 5%. Ci sono aiuti ai redditi più bassi. Il tema europeo, ripete, a più riprese il Presidente del Consiglio, se ne parlerà al vertice di domani e venerdì a Versailles. Come si parlerà delle regole del patto di stabilità da rivedere? Si parla di eurobond per l'energia, come è stato per l'emergenza Covid, ma non c'è l'accordo di tutti. Profughi, energia, clima, con la transizione energetica da accelerare, difesa, sono gli impegni europei su cui lavorare già da domani, mentre è prematuro parlare di revisione del PNRR, dice Draghi.
Il veleno politico arriva nel finale della seduta con l'attacco di Fratelli d'Italia sulla riforma del catasto. Il governo si è salvato per un solo voto ieri, come 6 giorni fa in Commissione Finanze della Camera, dove Lega e Forza Italia hanno votato con le opposizioni per stralciare il catasto dalla delega fiscale. Draghi risponde alla Meloni, ma anche ai ribelli della sua maggioranza. Vorrei fare una considerazione. Il suo punto di vista, la sua in generale, la sua domanda rivela un equivoco profondo. L'equivoco è questo, che siccome c'è l'emergenza bisogna fermarsi, non bisogna fare altro, bisogna star fermi, niente riforme, niente cambiamenti, sempre fermi. Ecco, questo non è e non è il motivo per cui è nato questo governo, non è nato per star fermo. Il catasto italiano risale al 39, c'è stata anche una guerra mondiale di mezzo, dice sarcastico Draghi, gli estimi sono fermi da oltre 30 anni. La mappatura prevista da qui al 26 non farà aumentare le tasse, ma rivelerà immobili non censiti, abusivi o con destinazioni d'uso diverse da quella dichiarata. Contro l'evasione, insomma. Finora si è pagato su valori che non hanno senso, i numeri che non hanno senso devono finire, chiude Draghi. Vogliamo trasparenza. Draghi rappresenterà l'Italia domani e dopodomani nel vertice europeo informale, il vertice dell'Unione Europea dedicato ovviamente alla guerra d'Ucraina, di cui oggi, appunto, lo diciamo dall'inizio di questo telegiornale, lo diciamo da oggi pomeriggio dal nostro speciale, c'è un episodio che praticamente oscura tutto il resto, quando si bombarda un ospedale di madri e di bambini, un reparto maternità e un reparto di pediatria, si viola ogni tipo di regola, si va direttamente nell'ambito del crimine contro l'umanità. Che cosa è successo a Mariupol? L'inviato Luca Steinman. Sì, buonasera. Oggi sono continuate a piovere le bombe su Mariupol. Questo pomeriggio un bombardamento ha colpito un ospedale pediatrico della città e ha ferito almeno 17 persone. Ecco, nessuno viene risparmiato da questi bombardamenti, né donne, né uomini, né bambini, come fanno vedere le immagini. Sono state addirittura colpite delle donne incinte. Le immagini che vediamo mostrano gente che scappa ferita, scioccata, terrorizzata. Ecco, che cerca proprio disperatamente i propri cari dopo l'esplosione. Neanche i soldati, come vediamo nelle immagini, riescono a calmare chi è così scioccato dall'esplosione che ha appena vissuto. La situazione si protrae così ormai da diverso tempo. Sono 2 settimane che l'esercito russo ha quasi completamente circondato la città. E dai villaggi circostanti a questa città i russi bombardano costantemente il centro, dove sono rimaste intrappolate centinaia di migliaia di persone. Circa 400.000, dicono i numeri ufficiali. Ecco, i morti sotto i bombardamenti, hanno annunciato oggi, sono circa 1.300 e i civili, dalle notizie che ci giungono, vivono asserragliati nei bunker, in condizioni difficilissime, ci viene raccontato di mancanza di cibo, di acqua, non c'è corrente elettrica e l'inferno in Ucraina è più rigido che mai in questo periodo, le condizioni sono difficilissime. Queste persone sono intrappolate e non riescono a fuggire. Perché? Perché le tregue armate che sono state annunciate quasi ogni giorno negli ultimi giorni non sono mai state rispettate. Noi abbiamo proprio assistito ai bombardamenti costanti sulla città e i bombardamenti sui civili sono sempre diventati più aspri nelle ultime ore. I corridoi umanitari non funzionano e non sono mai stati realizzati. E quindi le persone che abbiamo conosciuto, che abbiamo incontrato, che sono riuscite a scappare dal centro di Mariupol, hanno fatto in qualche modo in maniera individuale, da soli, spesso fuggendo nella notte, sfuggendo nel buio, schivando i bombardamenti che provenivano appunto sulle vie di fuga, portando con sé il minimo indispensabile, una sacca, una piccola valigia, spesso neanche niente. Spesso abbiamo visto anche proprio delle madri e dei padri che correvano via con i figli in braccio. Ecco, i feriti se ne vanno in tutta fretta per evitare il prossimo bombardamento, perché anche in queste ore i bombardamenti stanno continuando. Grazie, grazie davvero Luca Steinman, ci hai raccontato e ci hai fatto purtroppo vivere che cosa vuol dire
questo atto di guerra che, lo ripeto, si rifletterà sicuramente sul prosieguo del conflitto. Ma noi dobbiamo parlare di qualche altro aspetto. Innanzitutto, oggi le borse hanno recuperato tantissimo e i prezzi di quelle materie che erano volate alle stelle sono crollate. Milano, Parigi, Francoforte hanno riguadagnato il 7% e per quanto riguarda il gas e il petrolio sui mercati il loro prezzo è sceso enormemente. Ma c'è un aspetto importante di cui, se ci seguite in queste due settimane, nei nostri programmi avete già sentito parlare. C'è una guerra nella guerra e anche stasera ce ne parla Milena Gabanelli nel suo Data Room. Il gas russo arriva in Europa attraverso l'Ucraina, la Bielorussia, il Mar Baltico, il Mar Nero e le navi metaniere all'incirca sono 150 miliardi di metri cubi. L'anno ai prezzi attuali sono 100 miliardi di euro. Chi ne importa di più è la Germania, il 51% del suo consumo, seconda l'Italia con il 43%. Se Mosca dovesse decidere dall'oggi al domani di chiudere le forniture, avremmo un'autonomia di 10-12 settimane, nel mentre si sta trattando con il Qatar, gli Stati Uniti, Nigeria, Algeria per incrementare l'afflusso ai rigassificatori nei terminali europei, ma non potranno darci più di 10 miliardi di metri cubi l'anno, primo perché sono già legati dai contratti di lunga durata con altri paesi, soprattutto quelli asiatici. Secondo, le infrastrutture in Europa per metterci il gas liquefatto sono poche. La Francia ha sempre puntato sul nucleare, solo la Spagna ne ha 8, la Germania non ne ha nessuno, l'Italia ne ha 3. Si sta potenziando quello che arriva dai gasdotti della Norvegia, dell'Algeria, della Libia, che peraltro è instabile, e dall'Azerbaigian. Ma non potrà essere tanta roba in tempi brevi e la Norvegia, che è il secondo fornitore europeo, lo ha già detto chiaro e tondo, la produzione per crescere ha bisogno di tempi più lunghi. Soluzioni più immediate. La Germania sta considerando di riaprire le 3 centrali nucleari chiuse l'anno scorso e prolungare la vita alle altre 3 che dovrebbero essere fermate a fine 2022, perché rimpiazzarle con impianti rinnovabili è troppo costoso e comunque non gli basterà. L'Italia invece come pensa di sostituire i 29 miliardi di metri cubi all'anno di gas russo? Aumento della produzione nazionale da 3,8 a 5 miliardi di metri cubi l'anno, 3 nuovi rigassificatori, potenziamento dei gasdotti esistenti, accelerazione delle rinnovabili per arrivare auspicabilmente ad essere indipendenti dalla Russia nell'autunno 2023. E intanto aumento degli stoccaggi, riapertura della centrale a carbone di La Spezia chiusa a dicembre e dei reparti dismessi degli impianti di Fusina e Brindisi. Contropartita 30 milioni di tonnellate di CO2 in più. Poi, se in autunno le forniture mancano con i prezzi alle stelle, a chiudere saranno le imprese. Intanto il pianeta, indifferente a quello che avviene qua giù, continuerà a scaldarsi. Dopo di noi a 8:30 Lilli Gruber ospita Lucio Caracciolo, Alessandro De Angelis, Tommaso Montanari, Alona Kriujeva e Oleksandra Matvičuk. Poi c'è Atlantide e con Andrea Purgatori e i suoi ospiti parleremo ancora di questa guerra con un documento inedito. Ci fermiamo. Allora, come detto, i mercati europei sono andati benissimo, la borsa di Milano, vediamo anche precisamente, ha chiuso con un più 6,95%, in questo momento il Dow Jones guadagna il 2,12% a Wall Street e il Nasdaq il 3,5%. È tutto Gruber, Purgatori. Se volete ci vediamo alle 17 domani per il nostro 15° speciale, per il 15° giorno di guerra, se no qui alle 20 e in conclusione. Ancora una volta, anche e soprattutto per tutto quello che abbiamo visto questa sera, è importante per chi può farlo aiutare. Un aiuto subito è la nostra raccolta insieme al Corriere della Sera di fondi per l'Ucraina.
L'Iban ormai lo conoscete, sapete dove trovarlo, o se volete lo fotografate adesso dal televisore. Quel codice beneficiario 10052 permette di non dover pagare nessuna commissione, oltre alla cifra che vorrete, spero, donare. È tutto, ci vediamo domani sera. Buonasera.